Gregorio! Mannaggia, sempre a fatt'anni stai, Gregorio! Ah! E voi qua state? E mica mi ero accorto che eravate entrati, poi trovate a bussare a me! Continuano un poco da solo, vai avanti, non fare danni che oggi non è giornata! Ah! Come? Volete sapere da me la storia di Copertino? La storia del castello di Copertino? I nomi degli signori che hanno regnato su questa terra? In questo castello hanno abitato, dichiarato guerra? Stretto! Fatti! Celebrato sposalizi, nascite! E funerale anche. Sì. Sì, ve lo racconto. È un vero gioiello. Gli altri castelli qui nei dintorni non ce l'hanno un portale così. Il castello di Copertino è una delle più rappresentative strutture di fortificazione del Salento. Si erge a nord-ovest rispetto al centro storico di Copertino. La scelta della sua collocazione derivò senz'altro dalla felice posizione del luogo, interamente pianeggiante e collocato nel cuore della penisola salentina, sulla strada che da Otranto portava a Taranto. Il castello di Copertino è circondato da un fossato a pianta quadrangolare e presenta nei quattro angoli altrettanti bastioni a lancia. La sua struttura possiede pertanto la classica forma a stella, conseguente all'introduzione di cannoni con palle in ferro, tipica delle fortificazioni del XVI secolo, sebbene il suo nucleo più antico risalga al XIII-XIV secolo, come testimoniato dall'antica struttura difensiva del mastio angioino. All'interno, esso si sviluppa attorno a un cortile di forma quadrangolare e presenta un'accentuata orizzontalità. È infatti ripartito in fasce segnate da due cordoni che marcano i tre piani nei quali si sviluppano i corridoi e le enormi gallerie di collegamento ai bastioni che consentivano al castello di essere meglio difeso in caso di attacchi. Nel cortile si aprono due logge, una al primo piano sul lato sud dove si trova la scala di accesso agli appartamenti, l'altra, il cosiddetto porticato Pinelli-Pignatelli, al piano terra, sul lato ovest. Assolutamente degno di nota, tra gli elementi architettonici e decorativi del castello, vi è infine il maestoso portale di accesso dallo stile durazzesco catalano. Vero e proprio arco di trionfo, opera dello scultore Francesco Bellotto da Nardò. Modestamente, il portale del castello di Copertino è opera mia, tutto bianco, illeciso, a pietra di Lecce. Morbida come una frisa era quando ci mettevo lo scalpello sopra. Vedete, io ora passo i giorni a fare madonne, i santi. E adesso sto dietro a questo ragazzo qua, Tuagnone, Gregorio, che non c'ha niente nella testa. E poi ci sta pure Damiano, che è un po' sordo, non ci sente, ma è bravo. Ma scolpire armature con l'elmo, spade, sirene, grifoni rampanti e poi tutti messi così bedde di profilo come in tante medaglie, imperatori, principesse, regine e nobile generale Alfonso Castriota. Pace all'anima sua, ho saputo che è morto da poco e manco Lucrecio di un figlio masco ha potuto avere. Isso sì che fu un signore. E ve lo posso dire io che l'ho conosciuto di persona. Un castello, così come ora lo vedete, è tutta opera sua. Fu esso che chiamò Mastro Menga a dirigere i lavori. E fu Mastro Menga che chiamò a me a scolpire il nuovo portale. Era il 1530. Me lo ricordo ancora. Ma mettetevi comodi, sedetevi qua vicino a me. Volete qualcosa da bere?
Damiano! Damiano! Porta qualcosa da bere a me e a sti signori. Allora, volete sapere chi sono i signori e le dame nei medaglioni del portale, giusto? Nello primo medaglione ho fatto il ritratto di Goffredo il Normanno, conte di Conversano e signore di Brindisi e di Nardò, che non mi ricordo se ve l'ho già detto, è lo paese mio. Damiano, sto io! I Normanni, che poi erano tutti nobili cavalieri francesi, hanno regnato su questa terra, su tutto il regno di Sicilia, fino al 1186. Damiano, è sporcato tutto. Vabbè, va, vattene, va. Poi arrivarono gli Svevi e io dedicai il secondo medaglione a un principe Manfredi, re di Taranto e figlio di Federico II di Svevia. Biondo era, e bello e di gentile aspetto, dice il poeta Dante nella sua famosa commedia. Manfredi poi venne scomunicato dal Papa, che offrì la corona del regno di Sicilia a Carlo I d'Angiò, che era il fratello del re di Francia. Re Carlo allora scese in Italia con il suo esercito. Nella battaglia di Benevento sconfisse Manfredi, che morì combattendo da vero cavaliere. Non ebbe l'onore di un funerale in chiesa, in quanto scomunicato dal Papa. Se non mi ricordo male, era il 1266. Insomma, i francesi divennero signori di queste terre e Carlo I d'Angiò, il nostro nuovo re. Ora, Re Carlo fece costruire in tutto il suo regno molte fortezze e castelli. Pure lo castello di Copertino, in quella parte che chiamano Mastio, perché ora doveva difendere le conquiste sue. Solo che il suo regno era molto, troppo grande e pensò di dividerlo in contee e metterci in ognuno di queste un uomo di sua fiducia che doveva comandare al posto suo, far pagare le tasse e difendere lo regno da infedeli e traditori. Nel 1266, Gualtiero VI di Brienne, che già era lo duca di Atene e conte di Lecce, ebbe in dono da re Carlo I la contea di Copertino, un territorio abbastanza grande visto che comprendeva anche altri paesi qua vicino: Galatone, Veglie, Leverano, Santa Barbara. Ci siete stati? Sul portale del Castello c'è un mio ritratto scolpito di Carlo I d'Angiò e nato del conte Gualtiero. Ma ci sono pure due iscrizioni antiche, una col nome del re, una col nome del conte di Copertino. Dopo Gualtiero, diciamo che la storia di Copertino l'hanno fatta le femmine. La contea passò prima a donna Isabella, sorella del conte Gualtiero, e poi alla sua figliola, Maria d'Anghen, contessa di Lecce. Ma
Maria poi sposò il principe Raimondo Orsini del Balzo, conte di Soleto e principe di Taranto. Con questo matrimonio tutto il Salento diventava un unico regno, ma tra quei due, forse il vero maschio era proprio la contessa Maria. Quando nel 1406 lo principe Raimondo morì, da sola Maria dovette combattere contro il re di Napoli, Ladislao di Durazzo, che in poco tempo assediò Taranto e si impossessò di tutti i feudi degli Orsini. Però la contessa era una grande femmina, una vera condottiera. Non si arrese, resistette. Insomma, alla fine Ladislao, che non riusciva a vincere in battaglia, cambiò pensiero e finì per sposarla, mettendo fine alla guerra. Anche se la regina non gli diede nemmeno un figlio. Maria d'Enghien, che ho ritratto anche in uno dei miei medaglioni, diventava così la regina di Napoli. Che succede? Gregorio! Gregorio! Mannaggia! Guarda che dopo facciamo i conti e te, eh? Allora, continuo. Nel 1415 Caterina del Balzo, l'ultima delle figlie della contessa Maria e del principe Raimondo, quando si sposò con il nobile cavaliere francese Tristano Chiaramonte, portò in dote, tra gli altri possedimenti, anche il feudo di Copertino, ovviamente con tutto il castello, dove andarono ad abitare, e dove nacque Isabella, che poi andò in sposa a Ferrante d'Aragona, futuro re di Napoli. Nel castello di Copertino possiamo dire dunque che la futura regina di Napoli cominciò a muovere i suoi primi passi e trascorse molti anni della sua vita. Arriviamo al 1498. Io ero ancora un uagnone, più di anni, quando i turchi avevano provato più di una volta ad attaccare il regno. Non so se avete mai sentito parlare delle martiri di Otranto. Molti condottieri erano scesi in battaglia contro i turchi, eppure lo generale Alfonso Castriota. Allora, re Federico d'Aragona, per ringraziamento, gli regalò lo feudo di Copertino, con tutto lo castello. Lui generale, che era uomo di fede e di guerra, fece costruire a Copertino il convento delle Clarisse e la chiesa de Casole e poi, come già sapete, ordinò di sistemare lo castello, costruendo bastioni, un fossato e lo portale d'ingresso, che ormai lo sapete, è opera mia e di cui mi vanto. E purtroppo lo generale, come vi ho già detto, è morto da poco senza un figlio mascolo. E la contea di Copertino è tornata in mano al re. Qualche mese fa, poi, è arrivata questa famiglia di mercanti genovesi, gli Squarciafico, che ha comprato la contea per 30.000 ducati. Avranno fatto un buon affare? Ma mi dicono che fino ad ora non si sono fatti vedere. E questo succede quando la terra nostra finisce in mano alle forestieri. Estintasi la dinastia dei Castriota, la contea e il castello di Copertino vennero acquistati dai fratelli Uberto e Stefano Squarciafico, ricchi mercanti genovesi molto attivi nei porti del Salento. Alla dinastia degli Squarciafico seguirono i Pinelli, che tennero il feudo fino al 1771, ed i Pignatelli. Infine, eredi della contea di Copertino furono i Granito di Belmonte, ultimi feudatari della storia di questa terra. Nel 1886 il castello è stato dichiarato monumento nazionale e dal 1955 è sottoposto alle norme di tutela imposte dal Ministero per i beni culturali e affidato alla Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico della Puglia. Beh, e mo' veniciate? Ve ne andate?
capito. Me ne torno a lavorare. Ma voi fatevelo un giro per lo castello, eh? Ya ne vale la pena. E tornatemi a trovare qualcuno. Me, fate voi buone. Gregor, non pensare sempre. Fatica.